possiamo anche dire la verità, cioè? Nel senso che né io né te ci aspettavamo che questa fosse il decimo anniversario di Senko, come il tempo vola. Sì, io pensavo che era l'anno prossimo, pensavo tu. Siamo invecchiati. Sento la vecchiaia. Esatto. Lo dico? Non lo dico, dici tu. Sempre io, bentornati, sembra che sono l'unico. Facciamo salve, eccoci qua. Vabbè, così, così. Mamma mia, mi sono sentito tanto fa DJ. Allora, oggi con questo duo non veniamo a portarvi giochi di ruolo. Ma voi stavate lì, amo, che ci diranno. Anche perché è domenica, quindi sapete che non è giochi di ruolo. Oggi il gioco di ruolo è venerdì. Esatto, il venerdì. Vi portiamo un bel gioco da tavolo. Sì. Ok. Perché mi sono portato qui il mio Sante? Perché lui si è voluto comprare la nuova edizione di Seven Wonder. Yeah. Ok. Yeah. Perché vi portiamo questo video? Seven Wonder l'avete visto da tutte le parti, in tutte le salse. Non siamo qui a farvi, esatto, a farvi perdere tempo, a fare chissà cosa. Però abbiamo pensato che per gente che ora va in negozio a comprare Seven Wonder deve scegliere tra la vecchia e la nuova edizione. Allora, che cosa facciamo? Vi portiamo l'unboxing paragonato a una vecchia edizione. Che secondo me è mi accingo a prendere la scatola. Eccola qua! Si vede? Probabilmente avrete dei riflessi strani, ma è proprio la scatola. È proprio sbrilluccicosa. È shiny, tipo le carte dei Pokémon, esatto. Se rare. È inutile che vi dica che Seven Wonder è stato portato. Questa edizione è stata portata in Italia da Asmodee. Hanno rifatto completamente la grafica, l'hanno rivisitata quasi da zero, direi. Hanno perfino, con nostro grande stupore, hanno semplificato alcune regolette usando delle regole del Seven Wonder Duel. E vabbè, lo faccio perché va fatto, secondo me va fatto. Il gioco è da 2-7 giocatori. 2-7 o 2-6 questo? 2-7, 3-7 anzi. 3-7. Sì, perché te l'hai detto prima, Seven Wonder Duel, la top 2. Esatto. Perché il 2 lo vai a il gioco, vabbè, lo faccio, è giusto che vada fatto. Il gioco è da 3-7 giocatori, una durata media di 30-40 minuti. È il gioco base. Sì. Piano piano Asmodee, non è stata molto chiara, mettiamo così, però comunque piano piano farà uscire anche le espansioni. Le espansioni. Escluso Bubble. Esatto. Che però non è colpa sua, è proprio hanno deciso di togliere lo dei giochi. Fatto cagare, vabbè, io ve lo dico. Andiamo a vedere l'unboxing. Passato, futuro, Repos avrebbe riproposto Seven Wonders, anche perché sono passati, come vedete, 10 anni, su per giù. Quindi ha arricchito il tutto quanto. Innanzitutto, questo è il gioco vecchio, questo è il gioco nuovo, vi ho detto, potete vedere le proporzioni. È più grande, leggermente più grande. Ha ripulito, diciamo così, la scatola, ha ripulito tutto quanto, ci ha messo questo bollino qui che fra l'altro, come vedrete, ora io toglierò. Questo è il gioco vecchio. Questo è addirittura, questa è la prima edizione. Il pre, capito? È il proprio, guardate, il vissuto. Lo vendevano già rovinato. Apriamolo. Posso fare una domanda da ignorante da esterno? Dica. Il prezzo è uguale a quell'altro? Cioè il prezzo del... Aumentato di 5 euro. Il regolamento, anzi questo è il schema riassuntivo non del regolamento, ma delle combo che puoi fare con le carte. Cioè ti stanno a dire come si deve giocare? Sì. È il regolamento del gioco. Da quello che ho sentito lo hanno reso molto più snello. Anche graficamente non è molto, l'hanno accorciato, ridimensionato, sembra bello a vedersi. Hanno reso quel gioco che già di per sé era semplice ancora più semplice. Schede riassuntive, con una marchietta purtroppo imprecherò dopo fuori. Mai come Gloomy Man la scatola rotta. Poi abbiamo tutti i bollini, tutto quanto, e nel frattempo ho una spalla qui che mi aiuta facendo vedere già che ci sono delle differenze, più che altro delle differenze a livello di colore, a livello stilistico, con i gettoni.
Quelli sembrano molto nazista. È vero, è vero. Confermo. Poi abbiamo... Allora, vabbè, la scatola è rimasta quella, come ho detto, si è ingrandita. Che cosa abbiamo qui? Innanzitutto, quel che dà il nome al gioco, le meraviglie. Sono sempre stati il cuore del gioco, con però una differenza, che il lato A e il lato B nel gioco base ti modificava i poteri essenzialmente, basta, che hanno anche voluto modificare proprio la meraviglia stessa. Di giorno e di notte. Giorno e di notte, con naturalmente i poteri e un ricalibramento del tutto. Ha senso. Le meraviglie sono molto più grandi, lo potete vedere. Ecco, bravissimo, che bello avere lo stagista a fianco. La valletta. Questo è stato fatto perché, da quello che ho sentito, per permettere di poter mettere tutte le carte. Tutte le matte e le carte sotto. Un accorgimento. Ecco qui. Questo, vabbè, è il solito per il punteggio finale. Qui dove metti i gettoni, le monete, okay, e le carte. Che adesso apriamo e confrontiamo. Le carte, divise in epoca. Guardate come è cambiato, vi mostro... Le carte precedenti, guarda come è cambiato, ora sono sbrillucicose, sono... Anzi, il termine corretto è shiny. Sono tipo i Pokémon, quelli sbrillucicosi. Le carte sbrillucicose dei Pokémon. Vai. Facciamo vedere. L'ho zoomato tanto, eh. Facciamo vedere. Un po' di carte, queste sono le carte marroni, quel che erano le carte marroni. Guardate come sono cambiate, ora ne vado a prendere qualcuna proprio dello stesso tipo, marrone, eccola. Ecco, tra l'altro sì, stessa carta con proprio tutti i punteggi, tutte le caratteristiche, è proprio la stessa. Cosa cambia? Non c'è più il bordo nero. Esatto. Ed è stata spostata l'immagine, ingrandita e schematizzata, diciamo così. E soprattutto mi ricordo che era stato pensato per non creare più il problema che dovevi tenere le carte in questo modo. Ma adesso le puoi tenere così. Le spiego, ma ora da puoi mettere sopra e sotto. Che cazzo di sta storia? Queste sono tutte quelle dell'epoca 1. Scorro un po' velocemente, mostro anche altri tipi. Queste sono le carte blu. Il concatenamento come sta messo? Eccolo qui, visto che ne abbiamo parlato. Ah, con dei simboli. Simboletti che sono un pochino più grandi, mi sembrano, rispetto ai predecessori. Non c'erano proprio prima, quindi c'erano scritte e basta. Ah, sì, scusatemi, errore mio. Perché questo l'hanno introdotto da Seven Wonders Duel. Su Seven Wonders Duel ci sono questi simboletti qui. Ah. E sai subito cosa concatenare. Ah. Sì, perché in pratica l'autore ha visto che Seven Wonders Duel è un must have per due giocatori, ha venduto l'ira di Dio. Infatti stanno già alla seconda espansione, ne è uscita una e adesso ne è uscita un'altra. Pantheon è uscito, Agora uscirà l'anno prossimo, 2021. E quindi ha un po' mischiato il Seven Wonders originale vecchio con Seven Wonders Duel. Pac, è uscito il nuovo Seven Wonders 2.0. Ah, eccoci qui. Allora, premetto una cosa soltanto, così proprio per fare la nostalgia. Vai. Quando venni a casa sua, che io ero una persona sana, non giocavo a giochi da tavolo, spendevo i soldi per il resto, sì, che era peggio che stando meglio drogarsi. Però non, almeno non compravo sta roba. Esatto. Qual è stato il primo gioco che mi ha fatto giocare lui? Seven Wonder. Bravo. Però questo è proprio per far capire. Ragazzi, avete un giocatore nuovo che ha voglia di provare i giochi da tavolo? Seven Wonders. Testimone, l'ho fatto e piace. Seven Wonders, veramente, credo che possa piacere a tutti. Non lo so, lo trovo universale. Esatto. E in questo unboxing, ci crediate o no, probabilmente abbiamo, ecco un altro motivo perché siamo qui, abbiamo i due opposti. Lui è rimasto impressionato, adesso vi dirà tutta la sensazione del nuovo Seven Wonder, a me no. Su una cosa siamo d'accordo, però poi lo diremo alla fine. Allora, c'è una cosa che mi piace, poi vi dico. Io ho anche Seven Wonders Duel, ed è veramente fatto bene. La grafica, diciamo così, hanno visto che funzionava e l'hanno traslata su Seven Wonders seconda edizione. La grafica proprio di come sono fatte le carte è più sia impattante perché vedi meglio adesso proprio il disegno, ma anche più, non so, più semplicistica, ma non semplicistica nel senso che è più semplice anche, ma la capisci subito, la capisci meglio. Ci può stare. Quello l'ho trovato positiva. Non mi è dispiaciuto il retro di come sono fatte le carte. Che io odio tantissimo. Che sono, c'hanno i colori quelli lì marroni, sì, sì, tipo bronzato, oro, argento e oro. Sì, sì, tipo medaglie olimpiche. Esatto. Il regolamento era buono, l'hanno ancora reso se possibile ancora più semplice, ancora soprattutto più corto, e già era corto di per sé.
e dirà l'unica cosa che sono d'accordo con lui, il concatenamento è... Sì, preso dal duel. Finalmente. Bellissimo. Confermo. Bellissimo. Hanno tolto questa cosa della scrittina e hanno messo dei simboli. I simboli. Proprio per semplificare ancora più la cosa. I gettoni più o meno sono rimasti uguali, sì, ha cambiato il colore, ma è quello. Esatto. Le regole... Presso a poco sono identiche. Sì, tranne questo concatenamento. Sì. E tranne, abbiamo visto, non c'è più la carta iniziale della scelta della meraviglia. Avevate una carta sulla prima edizione, sulle vecchie edizioni, dove potevate casualmente pescarne una e scegliere. Adesso dice, scegliete casualmente una plancia meraviglia. E questo in effetti non lo so anch'io. Ecco, qui mi trovo un po' d'accordo con te, nel senso che non lo so se è positiva la cosa. Perché sì, finché siamo amici... Me, esatto, secondo me no, perché finché siamo amici è vero. Alla fine metti sotto le plancia 1-5 e cacci. Quando devi fare un torneo, andrò a riprendere le carte della vecchia edizione. A meno che forse loro erano sicuri sul fatto che adesso il gioco è talmente tanto bilanciato che la meraviglia non influisce più. Forse, non lo so. Non lo sappiamo. Però parlando delle meraviglie, mi sono piaciute molto il fatto che sono diventate più grandi. Cioè, sì. Proprio il cartone della meraviglia è più grande, così puoi mettere tutto lì sotto. E anche, che è carino, il fatto che la meraviglia adesso cambi da giorno a notte. Prima tu era lato A, lato B, e era uguale. Il disegno, sì. Cambiano solo i poteri, adesso diventa da giorno a notte. Esatto. A me non mi è piaciuta una cosa. Io oggi faccio quello antipatico, vi porto i contro. In primis il prezzo. Perché? Perché facciamo un po' politica, l'inflazione, gli anni che passano, la grafica, e tanto ti becchi l'aumento di 10€, 5€, 5 da 40 a 45. Ti becchi l'aumento di 5€. E va bene, me lo prendo. Il fatto, l'abbiamo già accennato, la mancanza di questa carta iniziale che a me sfastidia molto, devo dire. E purtroppo il retro, io avrei apprezzato tantissimo un retro uguale, forse perché nei miei sogni mi sarebbe piaciuto poter mischiare le vecchie e le nuove edizioni. Questo... Ragazzi, so che è un sogno, nessuno fa una cosa del genere, ma su Seven Wonders secondo me era d'obbligo. Perché vi dico questo? Perché uno come me, che segue la serie dagli albori, tra probabilmente... 2010. Esatto, 2011. Più o meno, sì. Io forse sono arrivato nel 2013, era un paio d'anni forse che ero uscito. Io ho tutte le espansioni e mi trovo a dover ricomprare tutto così. Sì, confermo. E adesso la domanda che vi pongo io è: chi mi si ricompra l'edizione vecchia? Secondo me nessuno, anche perché Seven Wonders è un gioco molto molto basato sull'usura. Cioè, smazzi le carte, si rovinano, imbustiamo, giusto, però le bustine pure sono a spesa, è comune, nel senso, le plange sono abbastanza rovinate e tutto, quindi io so che i miei vecchi Seven Wonders li posso prendere, accenderci il cammino probabilmente, se ho voglia di comprarmi quello nuovo. Ma la realtà dei fatti è che uno come me non lo comprerà mai, anche se, apprezzo quello che ha detto lui, la grafica è bellissima. La grafica nuova davanti è davvero bella, apprezzo anch'io. C'è da dire che forse a chi arriva adesso che non ha avuto Seven Wonders, tra virgolette è un po' obbligato forse a comprare questa seconda edizione, sì. Perché, allora... In teoria, non lo so se mamma Asmodee ce la farà, ma fino a novembre-dicembre dovrebbe uscire. Perché ora abbiamo in base ed è uscito Cities. Dovrebbe uscire Leaders e poi Armada. Ora, l'eccezione di Armada, che potresti ritrovarla nella prima edizione, Leaders e City, sono completamente esauriti. Esatto. In italiano, almeno. E quindi questo è un altro contro, o pro, dipende dai punti di vista. Uno come lui vi può dire... ufficialmente poi annuirà il fatto che si è dovuto rivendere Armada, l'ha rivenduta a me, perché adesso si ritroverà a dover comprare tutto il set nuovo. Sì. Quindi, ecco, questo vi volevamo portare sul canale. Con questi pro e con questi contro, adesso spero che vi abbiamo chiarito le idee su quale comprare dei due. Perché noi abbiamo dei negozi qui in loco che hanno ancora edizioni vecchie. Sì. E a breve avranno edizioni vecchie e nuove. Decidete voi. Sì, è una questione alla fine di gusti, di possibilità, e a seconda di che magari uno vuole tutto il gioco con tutte le espansioni oppure no. Perché o li potete comprare tutti e due. Sì, sì. Se siete appassionati, perché no? Così magari uno è per usura, uno è per... Esatto, sicuramente la nuova edizione si presta a collezionismo. Sì. Cioè sì. È fatta proprio... È ben voluta. Esatto. E poi per chiudere...
perché appena lo scartate l'avete visto, dice scritto, è il gioco, cioè è il rischio dei nostri tempi, cioè è il gioco. Esatto, ha detto bene, no, hai fatto un paragone giusto, noi quando avremo 50-60 anni sarà il risico, perché credo che questo gioco spopolerà per anni e anni e anni. Niente, detto questo, spero che il video vi sia piaciuto. Allora, sì. Mi piace. Anche un non mi piace, però magari non mi piace, commentatelo. Sì. Pensato, non mi piace pensare. Esatto. La campanella. Se siete iscritti, mettete la campanella. Perché? Perché il venerdì uscirà un video su giochi di ruolo e Still Life, l'avventura di D&D. Siamo bravi lì. Esatto, che stiamo facendo, che vi stiamo portando. La domenica portiamo giochi da tavolo e giochi, videogiochi e tutto il resto, soprattutto il pacchetto rolling. Tutto il pacchetto rolling. E non so se è un pacchetto di quelli che, da disabbonamento o no. Esatto, no. Vabbè, dai. Alla prossima. Ciao. Ciao, ciao. How far can we get if we sail a little